Archiviata la doppietta ad Austin della Ferrari, il team di Maranello si prepara per una nuova sfida tecnica proprio sul circuito del Messico. Un tracciato che richiede, proprio per effetto dell'aria rarefatta, 2200 metri di altitudine, un massimo carico aerodinamico, nuovi settaggi al motore e poi parleremo anche delle sospensioni. Per quanto riguarda il propulsore, l'aria rarefatta ruba potenza al motore termico, quindi si lavora su due aspetti, principalmente sulla sovralimentazione, aumentando quindi il livello del compressore a supporto del motore termico per non perdere potenza, ma si lavora anche sulla parte ibrida, che è determinante per aiutare la monoposto ad uscire dalle curve senza mettere in pattinamento il retrotreno e ottimizzare le prestazioni. Se questi aspetti sono importanti e determinanti, lo è ancora di più la conformazione aerodinamica della Ferrari, che è progettata per produrre massimo carico attraverso un particolare disegno di alettone diffusore posteriore. Il profilo a corda corta viene sostituito da un elemento più ampio e con maggiore inclinazione che ha interessato anche l'estremità esterna sviluppata verso l'alto. Cresce di 2 cm l'altezza del Nolder sul bordo di uscita, questo per potenziare nelle curve lente la pressione verticale. Fattore che aumenta l'efficacia del DRS a flap aperto, che abbatte la resistenza aerodinamica sui lunghi rettilinei del circuito messicano. Questo alettone, a massimo coefficiente di carico, genera un più potente campo di depressione che interagisce col diffusore posteriore aumentando l'estrazione dei flussi dal sottovettura, a tutto vantaggio di un più potente effetto suolo. 16 le curve, di cui almeno 4-5 molto lente, dove c'è pochissimo carico aerodinamico e quindi la monoposto deve guadagnare grip meccanico attraverso le sospensioni. Infatti è l'aria rarefatta che riduce il carico su muso e ala e richiede modifiche sulla sospensione per compensare col telaio le carenze aerodinamiche. Regolazioni delle barre di torsione più elastiche permettono alla sospensione di copiare cordoli e sconnessioni della pista, sviluppando un grip pista-gomma costante che ripristina l'aderenza meccanica. La taratura a sospensione più morbida isola anche la cassa vettura da cordoli e disuguaglianze pista, mantenendo l'altezza del fondo costante a tutto vantaggio di un migliore effetto suolo.